Voglio raccontarvi tutta la verità su quello che mi è accaduto martedì scorso e sul quale sta girando nei media tantissimo il video, ovviamente con una chiave di lettura negativa per il sottoscritto. Era martedì 17:30, avevo un appuntamento, eravamo in 3 persone, non volevo fare in ufficio per ovvi motivi collegati al Covid, quindi mi fermo a barettino sotto l'ufficio. Pochi minuti dopo un gruppo di persone, più o meno 15, tutte raggruppate, una squadra di persone, la vedo sulla strada a pochi metri, uno di loro mi riconosce, rivolto agli altri dice: eccolo il politico a cui fare le domande. In pochi secondi vengo accerchiato un po' da destra, un po' a sinistra, un po' davanti, un po' dietro, e con fare non, diciamo, normale di persone che volevano fare domande, perché io rispondo a tutti. Io sono un cittadino normale che lavora nell'istituzione, a questo grande onore, e mi fermano al bar, per strada, da tutte le parti, in fila al supermercato col carrello in mano, e rispondo a tutti. Anzi, è proprio un motivo che mi dà un grande stimolo e mi fa capire se quello che stiamo facendo, come viene percepito, e tanti consigli delle persone. Questa è una situazione diversa, non è una situazione di persone che mi volevano chiedere alcune cose e fare un confronto, perché io sono ovviamente disponibile, chi mi conosce lo sa, ad un confronto. E quindi iniziano ad attaccarmi, il fare minaccioso, aggressivo, anche la fisicità loro è aggressiva. Io ovviamente mi arrabbio, perché comunque è un sussulto d'orgoglio, non puoi non averlo quando ti attaccano dicendoti che sei uguale agli altri, ti prendi stipendi, vitalizi. Io mi taglio lo stipendio da 7 anni, questi lo devono sapere. Noi siamo quelli che hanno abolito i vitalizi, che vanno contro i privilegi della casta, che vogliono smontare quel sistema politico-affaristico mediatico che ha dominato per decenni l'Italia e che è ancora forte. Siamo l'unica forza politica completamente contro. Avrei potuto magari arrabbiarmi di meno, certamente, ma d'altronde la situazione non era normale, perché avere attorno 10-15 persone che contemporaneamente, verbalmente, ti aggrediscono, ed evidentemente uno filmava, perché mi sono accorto subito che uno filmava. Se ti fermi un cittadino normale per strada e ti fa una domanda: perché questo, perché quello, come mai questo, come mai quello, non ti punta il telefonino in faccia. Non era una situazione come le altre. Dai media è stata descritta come una situazione come le altre, per danneggiarmi. Addirittura Salvini l'ha rilanciata tagliando dei pezzi di video, ingenerando odio, 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 che fa male, fa malissimo. E ha anche un effetto drammatico anche per la nostra democrazia, perché porta a far pensare alle persone che una persona, in questo caso sottoscritto, che è per bene, ma chi mi conosce lo sa, non lo sia cattivo, sia opportunista, si tenga lo stipendio, i privilegi. Io ho rinunciato alla scorta, per farvi capire, appena terminato ministro, avrei potuto portarla avanti. La scorta, ci sono politici che la tengono per decenni, la scorta non l'ho voluta, volevo far risparmiare lo Stato, voi cittadini. E quindi si ingenera l'occhio e si fa pensare che una persona per bene non sia una persona per bene. Questo fa male, e noi continueremo a lottare, ovviamente, ma non ci fermiamo e non ci fermeremo mai, neanche con questi episodi, neanche con la descrizione falsa di questi episodi.